Fiera internazionale del bovino da latte edizione 2018. Abbiamo come ospiti Paolo Fellegare, che è un allevatore della provincia di Piacenza, che abbiamo chiamato al di là della stima che abbiamo nei suoi confronti. Comunque è un allevatore che ha fatto un percorso interessante, che è il percorso di completare, o meglio arricchire, la sua attività di allevatore con un caseificio, quelli che vengono chiamati caseifici aziendali. È una scelta importante, una scelta imprenditoriale che stanno percorrendo molti allevatori. Lui sta facendo un lavoro che noi ben conosciamo, interessante. Io volevo chiedere a Paolo Fellegare un paio di domande molto semplici. La prima domanda è: perché ti ha spinto, Paolo, a fare una scelta del genere, considerando anche che il lavoro di allevatore, insomma, non è che lascia molto tempo libero, però tu a un certo punto probabilmente hai fatto delle riflessioni e hai detto: sì, forse è meglio che faccio questa scelta. Ti chiediamo questo perché la tua esperienza possa essere utile agli altri allevatori. Quindi, perché hai fatto questa scelta? Avevi tanto tempo libero? Questa è buona. No, la scelta è nata principalmente dal fatto che è entrato in forza nell'azienda agricola anche mio fratello, che fino a quel momento, anche lui laureato in scienze agrarie, fino a quel momento si era occupato di un'altra attività, prettamente commerciale. Avevamo già questa mezza idea, perché nel 2008 i mini caseifici già cominciavano a diventare, tra virgolette, di moda. E mettendo insieme un po' questa nostra voglia di metterci in gioco e quella che è stata la sua anche esperienza commerciale, abbiamo pensato di intraprendere questa attività. Però non abbiamo fatto uno di quei mini caseifici classici dove, tra virgolette, si fanno le quattro caciotte, ma abbiamo fatto un impianto per pastorizzare il latte e vendere quindi il latte fresco di alta qualità, e un impianto per la produzione di yogurt. A questo poi abbiamo aggiunto negli ultimi anni anche la produzione di una linea di dessert, sempre partendo dalle nostre materie prime. Il concetto di fondo però, secondo me, è quello: un'azienda, per partire a trasformare il proprio latte, o perlomeno una parte del proprio latte, deve partire da un allevamento, tra virgolette, a posto, cioè avere già un'eccellenza nella materia prima. Da quello poi si parte con tutto il resto. Noi, la nostra esperienza sicuramente ha i pro e i contro, sicuramente positiva dal punto di vista di gratificazione personale, perché comunque si fa un prodotto che è di qualità, un prodotto che al consumatore attento sicuramente il consumatore attento sicuramente ce lo riconosce qualitativamente, però latte e yogurt sono prodotti che, tra virgolette, sono un po', se vogliamo usare questo termine, inflazionati, perché sono prodotti dalla grande industria. La grande industria che ovviamente non ha etichette a chilometro zero, ma ha delle etichette che, se vuole indicare tutti i componenti dei propri prodotti, magari dobbiamo fare parecchie strade, poi probabilmente qualcosa ci lasciano anche, ce lo abbuonano, non lo scrivono. Ecco, la grande industria purtroppo riesce a, tra virgolette, non dico taroccare, però a fare un prodotto che grazie a sostanze particolari riesce comunque a conferire una qualità ad un prodotto mediocre di partenza che la qualità non ha. Noi, ecco, in quello ci differenziamo. Però quello che a volte ci chiediamo con mio fratello è se il consumatore è ancora è pronto a considerare e ad apprezzare una qualità, o se è ancora alla ricerca dell'ultima generazione di smartphone piuttosto che di computer. Però, ed è l'ultima battuta, quindi, Paolo, ti sentiresti di consigliare a un tuo collega allevatore di intraprendere questa strada? È una bella domanda. Sinceramente, la nostra esperienza è positiva e è anche gratificante, soprattutto nell'ultimo periodo, perché comunque poi ci vuole anche tempo farsi conoscere.
la cosa più gratificante è comunque quella che una volta fidelizzato un consumatore con la qualità, quello non lo si perde più. E quello sicuramente la grande industria, secondo me, non riesce a fare. Quindi è sicuramente da consigliare. Ok. Direi grazie Paolo. Grazie.